Ce le vuoi dunque in stazione o più avanti? Ma un poco più avanti. Comunque è bel girare in queste zone. Sì. Un po' dei lavori. È sempre bello, perché è una città viva, no? Per quello sì. Lavori per tutto. In realtà non sta facendo niente, solo per rendere un po' quel... Cantieri, amico, l'importanza dei cantieri. L'ospite di oggi, che prenderemo così a caso, è... è... Boh, mi ho deciso che mi fermo qua. C'ho il questo. Metto la freccia e ingrumo questo qua. Ingruma questo. Chi c'è, c'è. Chi c'è, c'è. Allora, questo mi amare, l'amare. Sì, sì, certo, sì, scusa. Chi ti ha mandato? Sì, mi ha mandato, sì. Adesso, prendi clacson. Eccolo, tutti arrabbiati. Cominciamo bene, ogni volta che uno ingruma un po' litico sono sempre le onde. Cominciamo bene. Subito le onde. Già con rissa con le persone del Rio. Tamponati. Mozzari va addosso. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo già registrando, abbiamo deciso che... Così. Che bella macchina che aveva. Sì. Ma ve l'ha data a Varino? No. Se ne l'ha data a Samauto e non abbiamo nessuna intenzione di tornargliela. Non gliela torneremo mai. Gomagna. Sugheto con le sepe. Senza bavarioli. E adesso ho la camisa piena di... Macete. Quel provincia 100 vetrine. Macete. Entro in auto, comincio a toccare. Cioè, che anche amico questo problema, a me non mi interessa niente dei motori, mi viene a toccare ogni singolo tastino che esiste. Soprattutto come si impizza le luci. Perché sei sempre qua. Ma penso che sarà automatico. Allora, scritto auto, va per conto suo. Perché comunque decidi da solo. Deve far fatica ad impizzare le luci. Però te puoi toccare quello che te vuoi. Sì. Se di robe, si impizza, mi farà fare gli azzetti. Schiaccia. Cos'è radio? Un dispositivo connesso. Insomma, vediamo se ti arriva, guarda. Imposta temperatura 19 gradi. Non te puoi dire 19 gradi. Devi dire 19, Ciccio. 19. Se stassi zitto, non capisci niente. Dici solo sto... 19. Non ho capito. Strano che non hai capito. Parli mezz'ora. È colpa tua. Dici 19. Ma perché quando viene verde? Devi star zitto. Allora, Flavio è Mona. Se la capissi, è grave. Non ho ancora capito. Non ho capito, sono la stava per dire tutti all'inizio. 19. Temperatura impostata su 19. Te vedi, stupido? Bastava che te dici 19 senza dire tutta quella roba, stupidone. Paolo Menis, un politico, quindi oggi parliamo comunque di Magna Magna. Che è una bella introduzione. La fiducia. Registriamo in un'ora che Magna Magna, diciamo, diria anche. Quindi... Grazie. Allora, Paolo consigliere M5S. M5S. Ormai è diventata una sigla con un pacchetto di sigarette. MS, sì, certe volte. Sì, consigliere comunale. Quindi te consigli comunalmente. Comunalmente. E tra le cose, adesso, cioè una disfatta, ragazzi. Sei rimasti in quattro. Perché devi cominciare? Volevo mettere il tatuaggio. No, ma siamo in sei, no? Vedi. Non se andai via nessuno ancora in consiglio comunale, quindi siamo in sei, prima eravamo in due, quindi... Nel 2013 praticamente dovemmo, se le elezioni politiche, le prime a cui partecipiamo, dovemmo ingrumare firme. Sono venuto due volte Grillo a Trieste, sì. Comizio in Piazza della Borsa e scendi, era la giornalista della Rai. Tra le tante domande mi cita anche me, ma non mi ricordo bene la domanda. Cosa ne pensa di Menis? E mi ero lì a un metro, Grillo la guarda che fa: Menis chi? E mi sono sentito un chihuahua. Di chi devo parlare? Di Menis, di Paolo, non lo so chi sia, ma anche se lo sapessi, viene da una città, Trieste, ma ci rendiamo conto che adesso abbiamo degli scienziati che hanno fatto delle cose incredibili, è nato il motore che va avanti, si alimenta con la volontà della persona, ma Menis, sei di Trieste, c***o!
co. Se fai una gara di un motore alimentato con la volontà della persona contro un friulano triplica, ti quadruplica, lo capisci? Siete finiti, sei finito. Smetti. Poi chi cazzo è questo Menis? No, beh, prima ero con Stefano, che adesso. Ah, cosa il ministro? Ecco, il ministro. Il ministro famoso. Stefano Patuanelli. Adesso te, quando ti parli con lui, te puoi dar del tu comunque? O... sì. Sì. Sì, sì, sì. No, fa un po' impressione perché quando te lo incontri ormai purtroppo sì. Devi essere accompagnato da due signori sempre. Sì. E allora fa una certa sensazione, no? Cioè, le guardie del corpo? Purtroppo sì, per legge. Ah, dai. Obbligatorio, allora anche quando te lo incontri a, anche a casa a Trieste. Lo sta preparando il caffè. Che ha curato il look? Cioè, la mia sensazione è che abbia curato il look. Perché il gazzello c'ha i diversi. Beh, e la barba no. Sempre della stessa misura. Secondo me. Diciamo che non è stato difficile per lui migliorare, visto che il Consiglio Comunale veniva sempre in felpa. E quindi, vabbè, però lui non può tenere la felpa perché sennò devi cambiare movimento. No, insomma, no, perché ormai le felpe sono delle altre. Quando c'è stato il tuo primo vaffa? Il mio primo quanti vaffa. Anni? Quanti anni fa te sei stato il tuo primo vagito vaffa, il vaffito? Vabbè, Migo incominciò proprio con Stefano nel agosto 2005. Non era neanche il Movimento 5 Stelle, no. Perché era Grillo che andava in giro a fare spettacoli, certo. Che aveva lanciato questi meetup. Come no? Che era la piattaforma che... tutti potevano iscriversi, in ogni città sorgeva questi meetup che avevo visto che a Trieste era già qualcheduno e tra l'altro il primo che ho conosciuto è stato proprio Stefano Patuanelli. Beh, guardi, conseguentemente credo che questo non sia il momento opportuno per parlare di Menis, anche perché il mondo è andato avanti e adesso il mio pensiero è quello esclusivamente di continuare la mia dieta per riuscire a diventare finalmente una sardina. Voglio diventare una sardina di 30 anni, conseguentemente, di 30 anni, anche 28, dai 28 ai 32 anni, una sardina, un ragazzo sardina. Voglio diventare io, conseguentemente. Ma come si sta a trovarsi, dopo aver sognato per tanti anni di arrivare al governo, e trovarsi all'interno di un meccanismo così incasinato? Come se lo sognava o se un po' un casino? No, sicuramente un casino. Vediamo anche quel che sta succedendo in questi giorni, tra l'altro a livello nazionale, ma sì. Diciamo che da fuori se lo immagini in modo diverso, no? La possibilità di incidere, di intervenire, ti rendi conto che per cambiare le cose non è che ti fa così e ti cambi, quindi ti diventi forse più realista. Prova sardina 2. No. Io ero convinto che all'inizio fossi sta mandà Di Battista per il spirito che aveva. Sicuramente Di Battista sei più da combattimento, sei un animale da palco, sei bravo, sulla linea di governo sei sicuramente Di Maio qua il più istituzionale, pacato. Gli era bisogno di ceppare anche un po' i veci, cioè. Diciamo che poi l'uscita di Grillo sul voto da togliere alle persone non ha aiutato. Sicuramente non è stato un modo per beccare il voto. Dai. Il voto alle persone più anziane. Possiamo andare al Bar Mauro. Dai, sì. Sì. Secondo te, dopo quanti complimenti che offriamo alla macchina nella regala? Ma non so, però se te ne dici 30, mi faccio 30 adesso. Mamma mia, che bel color, mamma mia. Guarda che roba. Ma poi sta roba è l'esploratrice tenace, cioè mamma è bellissimo. Mia. E poi come se sta comodi dentro? Pazzesco. Come se si senti nel conforto? A quanti siamo? Cioè, 12 mi pare. 12, dobbiamo parlare con l'azienda. Dopo non il color non l'avevo mai visto, non pensavo neanche esistesse un color del genere. Infatti. No, sai che sì. Partiremo in tre adesso, cioè, la macchina è nostra. Mi ricordo che c'è stato un periodo che ti hai rischiato quasi di diventare sindaco. Nel 2016, sì. Poteva succedere, perché secondo Milà, a quel punto, a ballottaggio, se ti arrivava il ballottaggio, poteva tranquillamente succedere che ti diventi sindaco. Sì. Era ottima possibilità. Sì. No, ma cioè, ti terrorizzava la roba o ti dava soddisfazione? Ma da una parte mi dava soddisfazione, dopo che avessi subito...
cioè, pensato al fatto di chi chiamare in giunta, e forse devo dire che non so, che avevamo moltissime scelte, ecco, quindi quel forse mi spaventava. Prova sardina 1. No. Forse dovevo mantenere le braccia un pochettino più appoggiate al corpo, scusi, possiamo rifare. Ok, adesso andiamo a cercare caffè. Buongiorno. Mi gioco un gingerino. Mi gioco un capo in B. Anche me. Capite, sono il mandato 0, ho mandato 1, ho mandato a cagare la maglia base. Penso di essere sia il primo che l'ultimo, cioè sia mandato 0 che mandato a a quel posto. Ho fatto il mandato 0 e il mandato 1. Sì. Adesso potessi ancora fare il mandato 2. Ah. Perché se cambia la numerazione. Non sei cambiato, cioè, non sei più 1, 2, 3. No, ma 0, 0, sei cambiato i numeri nel sei mondo. Sei cambiato proprio i numeri. Sì, sì. 0, 1, 2. Ma Cernecca, se anche ti tira voglia qualche volta beverti un caffettino, un gingerino, Cernecca. Grazie, ciao. I soldi, ma ciao. No, c'è questa brutta abitudine di andare a correre con un mio amico alle 6 di mattina. Alle 6? Sì, sì. Se vai, perché ti scarichi, cioè ti arrivi oltre determinati obiettivi e te scarichi tanto. I giorni del chimelo che ha fatto parte di gara? Beh sì, sì, se alcuni momenti, soprattutto quando ti sono in consiglio comunale che ti senti certi interventi, adesso non so che voglio parlare ben o male di qualche dun, però siccome sei 40 consiglieri comunali, è chiaro che su 40. No? Forse sarebbe una buona idea introdurre il voto sugli interventi. Che tutti vota la qualità dell'intervento. Esatto. La paletta. E dopo un viene bocciato, secondo se che dici troppe cazzate. Cioè noi venimo a fare le dirette dal consiglio comunale, prima dei tocchettini lui fa stacchetti musicali. Ma infatti voi dovessi venire qualche volta a vedere. Lui fa lo stacchetto musicale, dopo parti il consigliere comunale a dire la roba. Noi lo descriviamo prima a lui. Lui è un buon tempone, un ragazzo, dai. Sentiamo quella di oggi. E metti caso che te ha votato male, cioè metti che te ha votato malissimo le volte prima, la Silvietta è tipo Menis, disi una cazzata e ti parte col tuo intervento, no? Esatto. Fias, beh, secondo me. So che te correvi, che faremo sicuramente una corsa, una gara tra Furian e Menis. Potremmo farla. Vedo che Flavio sei in forma. Dai. Via. In discesa. Ma dove? In discesa. No, Se no potremmo andare sul Zitto e lo Zottolo, solo che dopo. Dai, gara del Zitto e lo Zottolo. Zeverto adesso, qua Zeverto, no? Se sta chiuso un periodo per le robe della ferriera, mi ricordo, ma dopo gli hanno messo a posto. Sì, però se ancora gli avvisi. Ah, se ancora non sbaglio, sul verde. Cioè non leccare il pavimento, esatto. quella roba così specifica. No, potevi entrare qua ma non andare sugli aiuole. Ma dai. Puoi lasciare giocare tuo figlio qui ma non toccarlo per 2 giorni. Non sei più il Zitto e lo Zottolo. No, vabbè, se non sei il Zitto e lo Zottolo, la mia vita non ha più senso. Zitto e lo Zottolo che in italiano si chiama. Tun 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 tun. Che miseria. So, non sa nessuno. Lo Zitto e lo Zottolo. Zitto e lo Zottolo. Cosa mi consiglia? Cosa devo pensare per riuscire conseguentemente, guardi, a fare una sardina? Forse di profilo. Ok. Penso al mare. Sì, penso al mare. Prova sardina 3. Niente, quindi non si può neanche fare il Zitto e lo Zottolo. Questo è un peccato, perché avessi fatto tanto volentieri. Boh, siamo in un parco, droghiamoci. Che noi pensiamo che sto cartello sia l'operaio che ti danno un 5. Se vuoi fare una gara di scivolo, cioè fiamo una gara chi che completa prima questo percorso. Dai. Vabbè, c'ho il cronometro. Dai, a tempo, a cronometro. 1, 2, 3, via. Via, ecco. Il Menis in discesa, hola, daghe. Questo dovevamo inserire dentro il consiglio comunale, perché noi abbiamo bisogno di persone in movimento. Cioè, se finì, così? Se finì. Wow, sei avvincentissimo. È una gara, cioè, adesso col piatto sospeso. Vatti adesso, dai. Vediamo l'incastro di Furian che resterà là. Prossimo consiglio comunale, come disincastrare Furian. Aiuto! No, non mi passa i brazzi. E finisce così. Yeah. Uno dei traumi miei de piccio è stato che era un scivolo più alto
e lì me ne avevo buttato Zo dritto, però era uno spazio da qua a Zo così alto, mi non avevo messo i piedi, sono finito acculattato, sono rimasto malissimo. Una roba che è successa da bambino, questa roba qua, questa è roba strappalacrime, tienila questa. Sì, questa metto anche una musichetta qua. Vabbè, allora fammi così, adesso risentirei questa storia con una musica triste in bianco e nero. Era un scivolo più alto. E lì me ne avevo buttato Zo dritto, però era uno spazio da qua a Zo così alto. Io non avevo messo i piedi, sono finito a culattare, sono rimasto malissimo. 5 stelle, quali erano le 5 stelle? Mi ricordo di una che era l'ambiente. Dopo le altre 4 stelle era? Acqua, ambiente, sviluppo, territorio, poi cambiava a seconda del periodo. Delle connettività. Era... Ok, bon, adesso... Secondo me avevi capito che bisogna semplificarle. Diciamo, simpatia, cortesia, parcheggio, Dottegno. ampio parcheggio. Zero e complesso. No, le nuove 5 stelle del movimento. Ampio parcheggio, disegno. Colazione abbondante. E bere tanta acqua nelle ore più calde. Bellissimo. Ieri mi ha 12 complimenti. Ma che bello questa macchina che ci regaleranno. Ma se questa, questa ma sono ero talmente che non potevo credere che sia questa la macchina della quale che colpino, non potevo credere che sia questa la Subaru de Samauto con la quale noi ritorneremo ad andare in giro col consigliere comunale Paolo Menis. Entriamo. Ascolta, qual è la roba della quale in sto periodo ma come sono entrata in macchina? La che vuole essere aperta. Basta che non te chiedi niente a Samauto. La che vuole essere aperta. Sei talmente qua. Bella che uno non se la senti. No, ma... delle robe concrete che te hai visto, delle robe realizzarsi concrete. Beh, che avevamo fatto, pur essendo posizione, che avevamo fatto delle modifiche, soprattutto per quanto riguarda il regolamento sulle scovazze, che avevamo fatto degli incentivi. Per esempio per stimolare la raccolta dell'umido, cioè okay. Al di là del fatto dell'umido stradale che sia adesso, ma per chi ha giardino ha uno sconto se compra il contenitor suo e se lo fa da solo. Quel discorso degli incentivi sulla raccolta dell'umido incomincia a scudare sulle robe. Ho pensato che magari faccio la raccolta dell'umido poi comunque con un bicer, ecco. Che schifo. Beh, quanto me dè ora le pila. Se non vado a Walter questa. E adesso vorrei la pila l'umido. Ottima idea. Sudor tutto. Buonasera a tutte le italiane e a tutte le italiani. Oggi non parleremo di problemi soliti che affliggono il paese come il lavoro, l'inquinamento, i problemi con l'Ilva, ma andremo oltre. Il vero problema che affligge gli italiani oggi è chi cacco è Menis? Parlando proprio in generale, che ha una visione ottimistica della situazione sociale, ma non neanche dell'Italia, a livello generale, sono ottimista o pessimista? Ma son realista, credo che... Cioè sei quel che dici tutti i pessimisti, di solito. Di solito il pessimista dici mi sono realista. Sono pessimista, sono pessimista realista. Ok, questo fa. Nel senso che vedo aumentare sempre lo scontro sociale, no? Mentre prima forse noi che avevamo... in quel periodo cavalca lo scontro tra cittadini e classe politica esistente, un forte tasso di corruzione nella politica, adesso un po' si alimenta lo scontro sociale tra poveri, no? Tra italiani e stranieri, questo me preoccupa, quindi secondo me è necessario rompere questo scontro e non so se...
Sai che sarà qualche due in grado di farlo. Butta una promessa di quelle orrende. Se te diventi sindaco un domani, cosa te fa? Fate se dai. Se le candidassi? No. No, no, ma no, 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 mandato, no. No, col mandato zero. Mandato 6, ma vai. Vabbè, ma nel giro di 2 anni che avrà cambiato, sarà il 6. Dai. No, bon, se con i nuovi mandati de presto, cosa te farà in caso? Come si butta una promessona? Una promessona. Daghe. Porto Vecchio sarà pieno di attività economiche. E venirà spostata tra l'altro. E venirà spostata là della Varzina. Sì, perché l'aria più buona. Perché se... l'aria più buona. È una buona idea. Bon. Spostare il Porto Vecchio. Spostare il Porto Vecchio in una zona più nuova. Grazie, signor Menis. Grazie a voi. Macete è un programma evidentemente prodotto da Le Culatte. Mole. Se ciò di Rosini.